Regista scomodo, ribelle, schierato contro i poteri forti e aspramente critico verso Donald Trump e i governi succedutisi negli Stati Uniti. A Pesaro, Oliver Stone non si discosta dall'etichetta affibbiatagli nei 40 anni di carriera. Il regista premio Oscar è stato ieri sera l'ospite d'onore della 56esima mostra del cinema. Ad applaudirlo, una piazza del popolo gremita nel rispetto delle norme anti-Covid, in una serata divisa a parlare del suo cinema e del suo intimo percorso nella settima arte, testimoniato dalla presentazione dell'autobiografia Cercando la luce. Mi sono messo a scrivere per fermarmi a riflettere, ha ricordato Stone rimarcando una convinzione: il cinema non deve mai rinunciare alla sua voce, anche quando questa disturba il potere. Una serata a Pesarese cominciata con la visita ai musei civici accompagnato dalle autorità cittadine e da una conferenza stampa riservata ai giornalisti. Avevo bisogno di fare una vacanza, avevo voglia di prendermi una pausa e l'uscita del libro sicuramente ha rappresentato un'occasione perfetta per trascorrere 2 settimane in Italia. Dicevo prima che mi piace molto la traduzione del libro e del titolo. Il mese prossimo il libro uscirà nell'edizione francese e a seguire anche in Germania. Io mi auguro che i lettori italiani lo apprezzino esattamente come hanno sempre sostenuto e apprezzato i miei film, e credo che il motivo di questo è che alla base di quello che io faccio c'è un desiderio di onestà e di sincerità. È sicuramente il leitmotiv della mia vita. Quando uno fa 10 film in 10 anni non ha molto tempo per riflettere, e il fatto di avere ripensato ai primi 40 anni della mia vita, della mia carriera, mi ha consentito di viverla una seconda volta. La perseveranza fa parte della dimensione umana, ciascuno di noi la deve avere, perché è inevitabile che si vivano dei rifiuti, non si può piacere a tutti, e quindi capita di essere respinti in qualche modo a 20, 30, 40, 50 anni, e l'importante è continuare a mettersi in discussione e riflettere su quello che si fa nella vita. Il libro si concentra appunto sui miei primi 40 anni, perché è il momento in cui viene costituita, si fonda la personalità di ciascuno di noi. Io ho avuto voglia di andare a ritrovare quel giovane uomo che aveva un sogno, il suo sogno era fare cinema e parlare di una guerra che era estremamente importante in quegli anni. Io quel sogno l'ho realizzato, ho fatto Salvatore Platun nel giro di un anno. Il direttore artistico Pedro Armosida ha poi accolto in Piazza del Popolo il regista premio Oscar a 30 anni dal riconoscimento dell'Academy per la regia di Nato il 4 luglio del 1990. Un omaggio più non strano gli è invece stato recapitato da Matteo Ricci. Il sindaco di Pesaro ha infatti regalato al regista una statuetta di Gioacchino Rossini. La serata pesarese di Stone si è conclusa con una cena al ristorante Lo Scudiero in compagnia del CDA del Pesaro Film Festival, di Genoma Films e dell'assessore alla bellezza Daniele Vimini, decisivi nel portare Stone a Pesaro. Ma il tour marchigiano del regista non è finito. Questa sera sarà l'ospite d'apertura di Passaggi Festival, con la sua biografia perfettamente collocata nella kermesse fanese dedicata ai libri. Giovedì Stone sarà a Senigallia e venerdì a Fermo.